Iniziamo, vi presento, io oggi di solito parlo, ma stavolta presento e basta, perché abbiamo gli esperti dell'olio. Allora abbiamo Remo Albrisi, qui il nostro vicino di casa di Parma, che è un po' tutto sull'olio, vivaista, produttore e assaggiatore, quindi il massimo della sapienza. Ma abbiamo anche Luisa Bartoli, dell'azienda agricola Borgo Matildico di Rivarzana, giusto, che è anche produttrice, e assaggeremo anche un suo olio, quindi la interpelleremo quando arriverà il tuo. Ok, quindi lascio la parola a Remo, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Una mattinata per conoscere un po' più a fondo il mondo dell'olio extravergine. Questa mattina assaggerete alcuni oli di diverse regioni italiane e vi confronterete con un mondo molto molto ampio, con un assaggio pseudo professionale. L'assaggio dell'olio, fatto nel bicchierino in questa maniera, serve per dare un'identità all'olio. In questo assaggio noi andiamo a capire le caratteristiche dell'olio, che caratteristiche ha, che valori ha, e capiamo e cerchiamo di capire anche l'intensità di queste caratteristiche. In ambito professionale l'assaggio è molto importante e in alcuni casi, sto parlando ad esempio delle DOP, obbligatorio per discriminare, al di là degli analisi di laboratorio, se la dicitura, scusate per il microfono ma non sono molto abituato, se la dicitura extravergine è veritiera o meno. Oggi daremo o darete dei giudizi vostri, personali, e non ci permetteremo, non mi permetterò di dare voti agli oli che assaggeremo. Daremo un giudizio nostro soggettivo sicuramente. Il panel test ufficiale, che è un panel test regionale, è un panel test della Guardia di Finanza per la repressione frodi, eccetera, è un organismo molto importante perché discrimina l'olio che si può chiamare extravergine o l'olio difettato. Per questo il panel test è composto da 10 elementi più uno, che è il coordinatore di questo gruppo. Sono 10 persone formate in ambito specifico, sono 10 persone che si confrontano continuamente con l'assaggio dell'olio e sono 10 persone che sono autorizzate alla fine di questo percorso a emettere un giudizio insindacabile per quanto riguarda la messa in vendita o meno dell'olio. Si raccolgono i dati di queste 11 persone. Quando c'è un'uniformità oppure maggioranza, si comincia a compilare un grafico. Arrivo subito. Se volete poi farlo girare può essere interessante. Lo vedete in fondo a sinistra. Si compila un grafico con tutti i valori che si sono riscontrati e praticamente ne esce una carta d'identità dell'olio assaggiato. In ambito d'assaggio, per farvi capire in maniera molto semplice, si dà una votazione ai valori positivi o negativi, si va, facciamola semplice, da 0 a 10. Se l'olio raggiunge il punteggio fino a 5,
vuol dire che sono stati riscontrati dei difetti, perciò non si potrebbe chiamare legalmente extravergine. Dal 5 in su l'olio è un olio buono, non difettato, e poi chiaramente se si arriva a 10 perché si sono riscontrati sentori molto buoni, profumi molto molto importanti, e perciò l'olio è al massimo della sua espressione. Visto che siamo in ambito di distretto bio, due cose su l'olio bio, quello che andate a comprare voi etichettato bio. L'olio bio sicuramente è un valore aggiunto nella categoria degli extravergini. Nell'olio bio ancora non è obbligatorio l'assaggio, ci arriverà sicuramente poco alla volta così. Comunque nell'olio bio c'è una grande attenzione alla produzione dell'olio, nel senso i disciplinari sono molto attenti all'ambiente dove si coltiva, dove sono gli uliveti, alla gestione dei terreni. Sono molto restrittivi per quanto riguarda la possibilità di trattamenti ai frutti. Praticamente gli unici trattamenti che siamo costretti a fare, ad esempio quello contro la mosca olearia per mantenere il frutto sano, sono permessi soltanto con prodotti naturali. E non per ultimo c'è una grande attenzione nella fase di trasformazione nel lavoro di frantoio. Il frantoiano che etichetta e che confeziona olio bio obbligatoriamente dovrebbe frangere non oltre le 8 ore dalla raccolta del frutto. Questo è un valore molto molto importante. Sappiamo che in olivicoltura raccogliamo, da quando stacchiamo l'oliva dalla pianta comincia un processo di deterioramento, di ossidazione, da quel momento, perciò tutto quello che facciamo in mezzo velocemente è fatto bene. Allora, nell'ambito del bio sono 8 ore, un tempo veramente molto molto limitato, e poi il frantoiano obbligatoriamente deve avere una grande attenzione nei passaggi dell'estrazione dell'olio, in fase di gramolatura, cioè quel passaggio in cui c'è il rimescolamento della pasta olearia per poi estrarre l'olio. Questo processo deve essere non contaminato da altre frantoiate, cioè ogni volta bisogna pulire e lavare le gramole. L'esempio è della pizza per i celiaci, ecco, deve essere cotta a sé, non deve. Questo è quello che succede nell'ambito biologico. Perciò acquistando un olio bio si dovrebbero avere molte più certezze rispetto alla produzione tradizionale. Poi l'olio bio può essere prodotto bene o prodotto male, perciò alla fine questa piccola esperienza che farete questa mattina servirà proprio per discriminare soprattutto i grossi difetti e capire che gli oli sono tra di loro molto molto diversi nel fruttato, nella piccantezza, nell'amaro, per arrivare anche ad avere la curiosità in casa di proporre con i cibi diversi oli, perché conoscendo le caratteristiche diverse degli oli si vanno a fare abbinamenti con il cibo molto interessanti. Così cominciamo a considerare l'olio non più come qualcosa che unge, ma un ingrediente a sé che insieme al cibo adatto valorizza veramente il piatto. Rimaniamo che il pubblico, se avrà qualche curiosità specifica o qualcosa da chiedere mentre facciamo questa sessione di assaggio, molto volentieri, insomma, vediamo di panare dubbi o curiosità. Se c'è qualcuno che si vuole sedere, così facciamo un'altra distribuzione tutti insieme, evitiamo di farlo più volte, ok?
Allora, la signora... Abbiamo messo in modo. Se loro non rispondono. Ogni tanto gli tagliano la testa. Stai qui da guardare. Senza impegno proprio, ci mancherebbe, qui stiamo rifacendo il video. Questo è l'ultimo, facciamo un numero uno, numero un assaggio che avviene in, sostanzialmente in due parti, c'è una parte olfattiva e una parte di degustazione. L'assaggio dell'olio avviene solitamente in bicchieri scuri, non trasparenti, noi abbiamo usato questi per comodità chiaramente, perché il nostro giudizio non deve essere influenzato da eventuali colori più fosforescenti, più verdi, meno verdi, eccetera. Nell'olio vedere un olio verde, 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 quello che vedete quando scende dal frantoio, dalla bocchetta del frantoio, è sicuramente una cosa di grande valore. Ci sono clorofille, c'è tutto l'importante che deve essere nell'olio, però nell'assaggio non vogliamo essere influenzati appunto da, dal colore, perché possiamo anche trovare degli oli completamente gialli, brutti da vedere, che non sono incitanti. Esistono i coloranti, esistono i deodoranti, se lo fanno venire verde come vogliono. Perciò possiamo trovare oli buoni, buonissimi, più o meno verdi. Questa è una cosa che va tolta dalla nostra testa. Il bicchierino si mette, nel bicchierino si mette una porzione di olio, una piccola parte di olio, si tiene. Io faccio subito il microfono. Mi sentite lo stesso? No. Sì. Si scalda l'olio. Si scalda l'olio chiudendolo nella mano. Lo teniamo per un po' di tempo in questa maniera, in maniera che l'olio si scaldi appena. La bottiglia delle volte viene fuori da una cantina molto fredda. Il caldo
enfatizza molto i profumi, li moltiplica. Se a casa volete sentire il profumo del vostro olio, in maniera molto semplice anche razionale, quando avete una patata lessa, calda, una fetta di patata, ci mettete sull'olio, l'annusate e lì avete, si sprigiona tutto quello che c'è da sentire. Allora, una volta scaldato l'olio, tuffiamo veramente dentro il naso, tuffiamo e sentiamo e abbiamo la percezione dei profumi del nostro olio. Questo è un olio che proviene da molto vicino a voi, perché è proprio un olio della collina reggiana, e nei profumi ha essenze ancora molto verdi, un buon profumo di mandorla e carciofo, i profumi che vengono soprattutto da... Sì, scusate, soprattutto da alcune varietà che ormai sono un po' in tutta Italia, anche in tutto il mondo, perché questo olio è stato prodotto sostanzialmente con varietà Frantoio e Lecino. Perciò i profumi sono quelli che noi conosciamo quando ci dicono senti l'olio toscano, senti questo profumo fruttato verde, eccetera. Questo è un po' l'input che abbiamo nella nostra testa. Questo olio assolutamente non ha difetti e vorrei sapere da qualcuno di voi a livello olfattivo se avete avuto sensazioni, se le avete ricondotto a qualche profumo vegetale fruttato che conoscete. Questo è il carciofo. Sono spesso in abbinamento, sono profumi che non sono mai univoci. In alcune varietà abbiamo sempre mandorla verde, mandorla amara, oppure mandorla dolce, ma però più profumi dolci insieme col carciofo. Perciò questa è una sensazione assolutamente giusta. Dopo aver fatto l'esperienza olfattiva, si passa all'ambito gustativo. L'ambito gustativo si svolge in questa maniera. Non vi faccio bere dell'olio, ne introducete una piccolissima quantità. Questa piccola quantità va in bocca vaporizzata. È una cosa che avrete visto fare, è un po' quasi ridicola. E questo se vi faccio vedere e poi vi spiego. Allora, insieme a un goccino di olio facciamo entrare un po' in pressione, ancora bello piccante, in pressione dell'aria, in maniera che vaporizziamo quel poco olio in tutta la bocca. E in questa maniera abbiamo possibilità di percepire se l'olio è maggiormente dolce o amaro. Il dolce è nella parte anteriore della bocca, sulla lingua, l'amaro è nelle parti laterali. E poi percepiamo il livello di piccantezza. Il livello di piccantezza arriva sempre dopo, è retronasale, arriva giù in gola, con l'olio da solo, senza pane, spesso fa anche tossire, fa venire le lacrime agli occhi. Se abbiamo un olio fresco appena uscito dal frantoio, c'è da fare a fare questa prova, perché è veramente abbastanza tosta. Ricordiamoci però che questa prova è importante, va a rilevare delle caratteristiche positive in tutti gli oli, tra virgolette, fatti bene. Avremo sempre, dobbiamo trovare una giusta percentuale di amaro e di piccante, perché poi alla fin fine sono le caratteristiche che ha il frutto da fresco. Non confondiamo, poi lasciamo libertà di uso a tutti, nel senso
a me piace un olio poco piccante, continuo a usare un olio piccante, cioè abbiamo libertà di scelta perché rispettiamo assolutamente i gusti personali, però non confondiamo livello di piccantezza, molto importante, perché alla piccantezza va di pari passo il numero di polifenoli, cioè l'ambito importante nei valori salutistici dell'olio. E appunto stavo dicendo, non confondiamo la piccantezza con ad esempio l'acidità. La prima cosa che ci viene in mente da dire è quanto sentiamo attaccare in gola, ci parliamo chiaro, quelle acid, perché è una cosa fastidiosa. Ricordiamoci che l'acidità negli oli si rileva solo con analisi di laboratorio. Perciò quello che noi sentiamo quando ci va giù l'olio non mediato del pane, l'olio che lo beviamo praticamente, è piccantezza. Questo è un olio ancora, un olio che è abbastanza dolce, ma ha mantenuto una buona piccantezza. Quando l'olio è amaro e piccante, in questa prova può risultare anche un attimino sgradevole. Se lo mettete sul pane, è l'olio che vi fa da companatico, è l'olio che è ingrediente, è l'olio buono. Passiamo. Facciamo dire. Sì, volevo aggiungere qualcosa relativo a questo olio. Abbiamo parlato delle varietà, eccetera. Speriamo di arrivare a breve ad assaggiare un olio reggiano o locale o emiliano ottenuto esclusivamente dalle vostre varietà antiche, perché già adesso sappiamo che un olio con varietà di Montelocco, di Riverzana in purezza darà un olio assolutamente buonissimo con dei sentori prevalenti di pomodoro. Perciò avremo pomodoro, sì. I test ci sono già, ci sono in monovarietà, le microfiltrazioni solo con quelle varietà, e vengono fuori dei profumi che fanno pensare a una migrazione probabilmente dal sud di queste piante che troviamo adesso: Montelocco, Monterico, Riverzana, Borsea. No, Vianello è un'altra famiglia. Non ti salirà più, però. Speriamo in questa trama. Sto fatto con pazienza. Sì, salve a tutti, sono Luisa dell'azienda agricola Il Borgo Matildico di Riverzana. Questo olio è il nostro olio, però fatto con varietà, come ha detto Remo, di Frantoio, Leccino, Moraiolo anche. Era un vigneto preesistente quando abbiamo acquistato l'azienda, l'oliveto esistente, scusate, e quindi di circa 25 anni, quindi abbiamo avuto queste produzioni, però appunto da quando ho conosciuto Remo, avendo in azienda 5 piante di ulivi secolari, e viveva a Ista, ma abbiamo fatto le talee di questi ulivi, che appunto è la varietà di Riverzana. Adesso hanno una decina d'anni, però speriamo quest'anno di avere la prima produzione, vediamo. Come la natura ogni anno ci dà, ogni sì, un anno no, secondo anche il tempo e tutto, quindi speriamo di riuscire ad avere quest'anno la prima produzione in monocultivar di Riverzano. Passo. Sì. Sì, no, scusate, non sono affinito, mi dispiace. Il secondo campione, se avete fatto la degustazione, fra un po' la lingua sarà cotta, perciò un goccino d'acqua aiuta a non sentire il gusto dell'olio precedente. Ci vorrebbe una fettina di mela, qualcosa anche di solido. Adesso. Il secondo campione lo scaldate, se l'olio è caldo annusate e questo è molto intrigante,
sentito in sequenza con un altro olio, percepirete sicuramente che qui ci sono tanti profumi, ma sono diversi. Andiamo in un altro settore, andiamo. Questo è un olio pugliese, giusto? Penso sia un blend dove ci sia probabilmente coratina, adesso sentiamo anche la piccantezza. E qui i profumi sono molto intensi, però sparisce quello che è il verde, che è l'essenza soprattutto erbacea, di foglia, e prende la dominanza un profumo vegetale, un profumo di verdure, un profumo di sedano, di pomodoro. È una cosa cosa ne dite? Marissimo. A me sembrava un po' di fiori. Un po' di fiori. Se ci fossero altre 10 persone che sentono profumo di fiori, in questo grafico avremmo il fiore portato a 6, a 7 come grado, e avremmo i profumi sono tantissimi. Adesso rimaniamo i più semplici, perché sono mandorla, pomodoro, carciofo, finocchio, ma negli oli sono classificati profumi di bubble gum. Se voi assaggiate un olio ligure raccolto in avanzata maturazione, avrete un profumo lieve, dolce, di bubble gum ai frutti di bosco. È un profumo gradevolissimo. Io ho portato personalmente il mio olio ad una manifestazione in Liguria. Il panel test me l'ha giudicato, panel test ufficiale della regione Liguria, e fra i sentori del mio olio mi hanno detto che c'è la buccia di banana. Buccia di banana, quando pelate la banana, ha un gusto dolce, però un po' verde, delle volte un po' particolare. Allora, i profumi sono veramente, possono essere tantissimi. Quest'olio in bocca, come vedete, ci si prende quasi sempre, insomma, ecco. Ha una percentuale di amaro molto molto forte, molto molto forte. Questo è un amaro che può venire dall'ambito varietale, può venire dal tipo di lavorazione di frantoio, i perché sono tanti. Questo è un amaro molto forte ed è un amaro persistente, molto diverso dall'amaro dell'olio fresco. Spesso, appena frantoiato, si ottiene un olio che non è nell'immediato per tutti gradevolissimo. C'è un amaro molto forte ed è un amaro erbaceo, proprio si ha l'impressione di masticare dell'erba. Questo erbaceo poi con il tempo viene ammorbidito, si perde, però nell'immediato, se si mette il bicchierino sotto quando arriva l'olio, è una sensazione abbastanza forte. Qui c'è veramente la predominanza dell'amaro, e in bocca non si è sentito la parte di dolce e nemmeno la piccantezza. La piccantezza qui è quasi neutra, è quasi zero. Il terzo olio, un po' più lontano da noi, ma interessantissimo, sempre interessantissimo parlando nel buono, cioè nelle cose gradevoli. Questo è un olio siciliano,
con dei sentori fruttati molto molto forti, soprattutto perché è un olio non in blend con tante varietà, ma ottenuto quasi esclusivamente dalla varietà Biancolilla. La varietà Biancolilla dà all'olio delle caratteristiche gustative gradevolissime. Non vi vorrei dire che l'olio di Biancolilla diventa olio di taggiasca delle volte, comunque, siccome ci assomiglia tanto, nei nostri frantoi ce ne arriva tantissimo. I profumi sono appunto molto forti e qui assolutamente c'è una dominanza di pomodoro. Qui mettendo il naso dentro ci viene in mente quando tagliamo a fette il pomodoro, veramente il rosso del pomodoro, insieme anche altri profumi, però qui c'è veramente... pomodoro e anche altri vegetali. Qui oltre al pomodoro c'è sedano e soprattutto una verdura che a me non piace, che è il cetriolo. A volte c'è bisogno della collaborazione delle persone che sentono gli odori insieme a te, perché succede spesso che in un olio c'è un profumo anche forte, ma è un profumo che nella mia mente non è memorizzato, è un cibo che io non mangio, non mi piace, e allora faccio anche fatica a riconoscerlo. Quest'olio in bocca è discretamente dolce, la parte amara è quasi ininfluente e ha una piccantezza media. La piccantezza media forte o non averla può anche essere dovuta all'indice, al tempo dell'olio. Noi dobbiamo discriminare se assaggiamo un olio di 3 mesi, di 1 anno, di 2 anni. Questi valori, il fruttato, la piccantezza, se l'olio è partito bene con dei frutti freschi dura più a lungo, cioè l'olio cambia poco alla volta, cambia meno. Se l'olio è partito non bene bene, già con dei frutti un po' in avanzato stato di maturazione eccetera, la piccantezza, l'amaro, soprattutto il fruttato se ne andranno alla svelta. Poi c'è un discorso anche di mantenimento: l'olio non vuole la luce, l'olio non vuole l'aria, perciò se riusciamo a tenere l'olio a temperatura costante in una cantina che non prenda luce, in un contenitore adatto, cambierà meno, cambierà più lentamente. Altrimenti può succedere un olio buono, dopo 3-4 mesi il primo caldo prende arancino. Contenitore adatto sono i contenitori di vetro. Le lattine sono scure, bisogna sempre cercare, se si usano le lattine, non si riesce a casa, di avere meno contatto possibile con l'ossigeno, cioè nelle cisterne dove mantengono l'olio per poi essere imbottigliato, stiamo andando verso la cisterna in assenza d'ossigeno, cioè sempre pieno. Io devo avere meno contatto possibile con l'ossigeno per avere meno ossidazione possibile. L'olio, a differenza del vino, non migliora mai. Alcuni tipi di uve, di vini, sono adatte a essere invecchiate e migliorano. L'olio, benché vada, si mantiene un po' più a lungo rispetto all'imbottigliamento. Ecco, però l'olio non migliora mai, questo bisogna tenerlo presente. Quando andate al sud che vi regalano l'olio invecchiato, è perché c'è ancora una cultura, succede, è una cultura tramandata da generazioni, ma è assolutamente da lasciare andare. Prego. Adesso vi metto per ogni tavolo 3 bicchierini, non sono da assaggiare, bere, perché sono difettati,
sono solo da annusare, quindi ne mettiamo tre per tavolo, ve li do in sequenza, da sinistra verso destra, 1, 2, 3. Quello che sentirete in questi bicchierini è per avere anche un termine di confronto con i difetti dell'olio. Capita spesso di trovare degli oli difettati, chi non si è fatto una cultura un po' specifica li manda giù lo stesso, lo facevo anch'io. Poi dopo, quando si diventa un po' noiosi, non si condisce neanche più l'insalata fuori al ristorante. Però non voglio che arrivate a questo punto. I difetti dell'olio sono diversi. Quello che troviamo nelle bottiglie sono il riscaldo, la sensazione di un olio che comincia a deteriorare, un olio pesante, un olio non più fresco. Il riscaldo va a finire nel rancido, quello rancido lo conosciamo tutti, il rancido di una noce, eccetera. Sono, anche questo si riscontra spesso e volentieri, l'avvinato, quando il frantoio non ha lavorato bene, non c'è stata una buona filtrazione, troviamo delle fecce nei nostri fusti che portiamo a casa. Nelle fecce c'è una parte solida, ci sono delle acque di vegetazione, queste acque lasciate a contatto con l'olio vanno a fare una fermentazione, nell'acqua ci sono gli zuccheri, vanno a fare una fermentazione alcolica che è la stessa dell'aceto e del vino, e noi annusando l'olio sentiamo un profumo, non è un profumo nel buono, gradevole, un profumo quasi di diluente, quasi di acetato. E questo appunto è l'odore d'avvinato. Poi esiste la morchia, esiste la muffa, il verme, quando abbiamo una percentuale di olive che il vermetto è dentro e viene macinato, quando sono percentuali molto alte si sentono dei profumi di verme, di non gradevoli, ecco. Il primo degli oli difettati, secondo me li avete girati, questo è il primo. È un olio con un grande blasone, ce n'è rimasto. È un olio con un grande blasone, con una grande nomea. L'ho preso appositamente perché io li uso come termine di confronto per far sentire le difettosità, perché sono sempre quasi sicuro di trovare uno di questi difetti. Non sono oli da un euro al litro, sono oli di media spesa. Quest'olio, che è un olio commerciale, appunto non da un euro però al litro, mi ha lasciato un po' perplesso perché, prego, le sensazioni su quest'olio? Sembra untuoso. Bravo, untuoso è già una cosa che mi piace. Allora vi aiuto un attimino, così facciamo un po'. Questo è un olio che non sa di niente. Questo qua è un olio completamente. Allora, l'etichetta extravergine d'oliva, eccetera, eccetera. Questo è un olio che è pressoché anonimo. È pressoché anonimo. Nel senso che non si rilevano profumi vegetali, fruttati, quasi niente. Quasi niente. È un olio che in bocca, non ve lo faccio bere, ha un leggero piccante. Questo è un olio che di primo acchito farebbe pensare, non si può fare legalmente, ad un olio costruito, ad un olio in sostanza rettificato. Gli oli che superano di tanto l'acidità di legge vengono rettificati, portati a essere commestibili attraverso trattamenti con solventi. Questo dà l'idea di essere un olio neutro, è un olio di semi praticamente, non si ha nessuna percezione del frutto da cui viene. E questo è uno. Qui abbiamo il secondo. Thank you.
Il secondo olio è un olio che, se usato in quantità notevole, vi fa buttarvi al piatto, perché questo olio, per qualche motivo che adesso vi spiegherò, è rancido in maniera abbastanza definita. Sì. Il rancido nell'olio viene appunto per trasformazione, quest'olio può essere stato rancido dopo pochi mesi dalla produzione, per avere raccolto olive a terra, olive con polpa non sana, cioè olive che avevano già iniziato una fermentazione, può aver avuto dei problemi. Magari c'era una partita di olio davanti pieno di mosca, il mio è arrivato dopo e il mio olio, l'olio assorbe gli odori in maniera pazzesca, il mio olio ha preso l'odore di quello che c'era prima. Un bravo frantoiano, quando vede delle casse di olive brutte, mezze marce eccetera, la partita la mette alla sera, alla fine, se lo vuole trasformare, altrimenti lo rimanda a casa, lo rimanda indietro. Perciò questo può essere un problema venuto dal frantoio, o può essere un problema del tempo passato, un olio che ha già due stagioni o più, perciò ha già sentito delle estati, dei colpi di caldo, caldo e freddo eccetera, dentro e fuori, e questo è il risultato. Se questo qualcuno di voi lo vuole appena assaggiare, sentirà, se non è gradevole, sentirà anche forte il rancido in bocca, cioè anche a livello gustativo. Qui siamo a un livello molto forte. Il terzo olio, a volte i difetti abbinati con il cibo sono anche difficili da percepire. A volte i difetti sono lievi e sono contemporanei, ce ne sono due o tre assieme, perciò non è sempre facile arrivare a definire i difetti. Il terzo olio è un olio che non ha un difetto eclatante come quello di prima, però ha un po' di rancido, già un olio vecchio, e un po' di avvinato, un po' di quel profumo che non è un profumo fruttato verde, è un profumo che è un'essenza, è un profumo vinoso quasi, un profumo alcolico, e a livello non grandissimo. Queste sono sensazioni che vengono abbastanza alla svelta a tutti, soprattutto nell'abbinamento, nell'uso dell'olio a crudo, chiaramente. La prova del bicchierino, di assaggiare l'olio da solo, serve proprio a questo. Un tipo di olio come questo, usato in cucina a fare sughi, a essere cotto e lavorato, passa tranquillamente, supera qualsiasi esame, supera senza nessun problema. È la fortuna della ristorazione in alcuni casi. Abbiamo gli ultimi due adesso, per quelli che sono arrivati dopo, che sono anche due molto caratterizzati, poi ci sarà, me lo diamo alla fine, del pane per fare la scarpetta nell'olio, così finiamo anche in godimento, e per chi si attenta il cipollotto, così non messo nel cielo, proprio cipollotto a crudo. Cosa forse? Dunque, il terzo olio, il quarto olio che probabilmente avrete in buona parte nel bicchierino trasparente,
l'abbiamo messo in sequenza dopo gli altri, perché adesso vediamo se mi darete o meno conferma, a un livello di... No, voglio che me lo diciate voi prima. Se doveste dare un voto rispetto agli altri oli in una classe da 1 a 10, il fruttato quanto siamo qui? Il profumo, l'intensità. Allora, questo è un olio che è in, praticamente in monovarietale, cioè c'è una sola cultivar, perciò le sensazioni sono sempre un po' amplificate, sempre molto forti. Qui c'è un fruttato verde che si è mantenuto verde ancora fortissimo e se ne mandate giù un goccinino sentirete un bel equilibrio ma una grande forza di amaro e di piccante. Questo succede quando abbiamo un olio in monovarietale, non un blend, e perciò abbiamo riportate tutte le caratteristiche del frutto nell'olio. L'olio blend solitamente risponde a esigenze un po' di tante persone, viene mediato, viene nei sapori, nell'amaro, nel piccante. Quando abbiamo, come in questo caso, un monovarietale, questa è una nostrana di Brisighella di Faenza, un olio di Brisighella. Facciamo pubblicità un po' a destra e a sinistra, ma non cambia niente, non c'è problema. E qui c'è un olio veramente da valorizzare in tutti i sensi. Sì. Stavo arrivandoci, quando vi dico da valorizzare, perché io penso sempre all'abbinamento con i piatti, con i cibi. L'abbinamento con i cibi è ancora tutto da scrivere, nel senso che ho un pesce in tavola, mi trovo con quest'olio che è fortissimo di profumo, molto piccante, no, assolutamente, è un cibo troppo gradevole, non ci sta bene. Questa è una cosa che va provata. Ci sono degli oli con fortissima intensità che hanno degli abbinamenti straordinari anche con cibi delicati. Fermo restando anche che un olio del genere vada nel cibo dosato. Io devo sempre nel cibo arrivare ad avere una completezza, ma con l'olio però non mi deve mai andare a sovrastare il profumo del piatto, i sapori del piatto. Allora io ho in tavola una mozzarella, deve essere il sapore primario la mozzarella, non devo sentire l'olio. Con la mozzarella l'abbinamento con questi oli è un po' problematico, è un po' problematico, sì, esattamente. Questo è un olio con una forte intensità di fruttato verde, sembra fatto da 3 mesi quest'olio, e ha un bel equilibrio sia di amaro che di piccante, li ha tutti e due, però in maniera equilibrata. Questo è un olio per i miei gusti molto molto interessante. La fiorentina, sì, assolutamente. Il polico. Questo risultato è fisso a me, buono, molto buono. Ci manca il pane con questo. Adesso sì. Io però ne avessi un po' più delicato. Questo risultato è ottenuto sicuramente partendo dalle varietà come... l'abbiamo assaggiato, come nell'olio siciliano, sono la biancolilla, sono le maturazioni, il sole che c'è in Sicilia e quant'altro. Però ad esempio il risultato ottenuto con l'olio di Brisighella, sembra che debba fare pubblicità a Brisighella, però lo dico perché è interessante, è ottenuto anche perché questo è uno dei pochi oli in Italia
la cui produzione, la cui estrazione non avviene attraverso centrifughe, ma avviene per percolazione. Percolazione sarebbe a dire, loro non centrifugano e poi fanno passare attraverso i decanter per togliere l'acqua, l'olio, non stressano tra virgolette l'olio, ma hanno uno dei pochi impianti in Italia che si chiama Sinolea, che funziona per aggregazione delle cellule. Fate conto di vedere un bicchiere con acqua e olio, l'olio sta sopra, se mettete la forchetta, andate su e giù, accanto alla forchetta rimane solo l'olio. Perciò non si stressa l'olio, non si fa questo processo di centrifugazione che qualcosa porta via. Anche sì, il microfono, scusa ancora. Non si fa questo processo appunto di centrifugazione mettendo in conto che in questa maniera ho sempre delle rese molto molto basse in olio. Io in questa maniera non produco in percentuale 14, 15, 17% in olio, ma ne faccio l'8-10%. Per questo quest'olio costa 29 euro a mezzo litro. Sì, facciamo l'olio. Prego. No, quello a cui facevo riferimento, la gramolatura viene con gli stessi procedimenti, è proprio l'estrazione dell'olio. L'estrazione dell'olio nell'impianto a due o tre fasi avviene con delle centrifughe, viene tolto prima il solido, poi ci sono i decanter che togliono il liquido, a volte il passaggio in due decanter. Si cerca di raccogliere più olio possibile. Qui invece il sistema è proprio completamente diverso. Qui è un sistema morbido, soft, di raccogliere l'olio. Assolutamente. Una domanda che ha fatto la signora, all'amaro forte corrisponde l'aspetto salutistico, cioè l'alto livello di polifenoli. È così assolutamente. Stavo appunto spiegando che a livello regionale stiamo portando avanti alcune varietà che sono figlie di varietà conosciute, cioè non abbiamo scoperto niente di nuovo, qualcuno l'avrà portata in Emilia, però sono varietà che hanno subito stress climatici e hanno acquisito caratteristiche molto particolari rispetto alla media. CNR di Bologna ci ha fatto esami, continuiamo negli anni a farne. Rispetto alla media di 200-300 mg di acido follico, la scala di valori per misurare i polifenoli, dell'olio fatto da frantoio, da leccino, da varietà tradizionali, abbiamo alcune piante figlie di frantoio, però adattate al nostro territorio, che arrivano a valori di 700-800 mg in polifenoli. Vuol dire che abbiamo degli oli con nell'immediato delle piccantezze, dell'amaro notevolissimo, ma sarebbero, se parliamo come nel mondo del vino, adatti a tagliare oli stanchi, perché hanno caratteristiche veramente importanti. Adesso nelle bottiglie cominciano a scrivere nutraceutico, mezze medicine, qui e là, enfatizzare con parole che non si potrebbero nemmeno usare, però un olio con caratteristiche di polifenoli così veramente ha un'importanza a livello medicale molto importante, sono molto forti. L'ultimo olio, perché coi tempi mi sa che siamo andati,
l'abbiamo messo perché quasi quasi rappresentiamo l'assaggio di un olio che abbiamo già fatto, che è un olio pugliese, però questo è un olio pugliese che mi è capitato di acquistare da un amico e che è di una varietà che si usa nelle tecniche d'assaggio spesso e volentieri come termine di misura per la piccantezza. Questo è un olio che è un olio quasi in toto di coratina pugliese e al di là dei profumi che avrete anche già sentito si sovrappongono con altri assaggi, se lo assaggiate a livello gustativo preparatevi un pezzettino di pane, ormai la gola ce l'abbiamo un po', però è veramente...